Il viaggio più lungo ed intenso Papa Francesco lo racconta in un libro, la sua autobiografia, Life, la mia storia nella storia, edito da HarperCollins, scritta con il vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona. L'Argentina, i nonni, la guerra, la pandemia, il conclave, il Papa emerito e il futuro. Parla di tutto, Bergoglio, del secondo conflitto mondiale e dell'uso dell'atomica. È un crimine contro l'uomo, dice, contro la sua dignità e contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune. È qualcosa di immorale. Ricorda le sofferenze di quegli anni, ma anche l'emozione del giorno in cui la guerra finì. La vicina di casa si affacciò al suo muro, la chiamò mamma, signora regina, è finita la guerra, è finita, e ambedue piangevano di gioia, no? Francesco, nella sua autobiografia in uscita il prossimo 19 marzo, chiede di reagire all'antisemitismo dilagante di questi ultimi tempi. Ricorda il Medio Oriente e l'Ucraina. Quanto dolore, quanta sofferenza, dice. Affronta poi anche grandi temi di oggi come i cambiamenti climatici. Il tempo sta per scadere, ammonisce. Non ci rimane molto per salvare il pianeta e invita i giovani a fare rumore, ma senza deturpare le opere d'arte. Non lasciano spazio ad interpretazioni le sue parole sull'aborto. Non mi stancherò mai di dire che l'aborto è un omicidio, un atto criminale. Non ci sono altre parole. È una sconfitta per chi lo pratica e per chi si rende complice, dei killer prezzolati, dei sicari. Racconta poi il retroscena del conclave che lo ha portato a San Pietro, i suoi rapporti con il Papa Emerito e sgombra il campo da polemiche e insinuazioni. Non ho mai pensato alle dimissioni, dice. Le cose cambierebbero se subentrasse un grave impedimento fisico. Ma in quel caso non mi farei chiamare Papa Emerito, ma semplicemente Vescovo Emerito di Roma. Grazie al Signore però godo di buona salute e ci sono molti progetti ancora da realizzare.